parliamo del ce lo spiegherà Marco Travaglio. È uscito il libro Perché no TAV per Pepper First, coordinato da Travaglio. Dov'è? Non lo vedete? Eccolo qua. Tutte le ragioni per il no. 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 Allora, iniziamo dalle basi. Perché il TAV e non la TAV, secondo lei? Perché è l'acronimo di treno ad alta velocità e a casa mia treno è maschile. Dice, c'è poco da fare. Non riesco a capire però... come si fa a chiamare treno con un articolo femminile. Dicono non si capisce proprio la ragione per cui continuano a chiamarlo. Dicono la linea ferroviaria del TAV. E sti cazzi. Perché ma anche la Fiat è uno stabilimento, però dici la Fiat, non il Fiat. Ok. Perché è così importante la questione del treno che dovrebbe collegare Lione e Torino? Madonna ragazzi, ma come cazzo si fa? Tanto perché non è un'opera qualsiasi, si tratta di scavare il buco più lungo del mondo, 57 e mezzo, credo, chilometri dentro le Alpi, nel 2019. No. Dal 2019 al 2035, perché ci si impiegherebbero dai 10 ai 15 anni, asportando tonnellate e tonnellate di detriti inquinanti che andrebbero a devastare una valle che già ne ha viste di tutti i colori in questi anni, la Valle di Susa, per trasportare sul treno delle merci ad alta velocità. Nessuno ha mai spiegato per quale motivo le merci debbano andare ad alta velocità, perché se arrivano mezz'ora dopo che cosa cambia? Ma soprattutto non ci sono le merci da trasportare, perché il traffico tra Torino e Lione dei TIR è infinitesimalmente inferiore rispetto al traffico di TIR che c'è sulla Torino-Piacenza, allora, persino sulla Brebeni, che è l'autostrada più deserta di tutto il nord Italia. Quindi vuoi trasportare delle merci, non ci sono le merci, e quindi quel buco non lo devi fare. E risparmi 13 miliardi tra Italia, Francia ed Europa, ed eviti una perdita secca economica di 7-8 miliardi, allora, come dimostra naturalmente l'analisi sa... costi-benefici. Ma il punto è politico, dicono in molti. Lega e 5 Stelle hanno in qualche modo rinviato il problema da affrontare con un escamotage giuridico trovato dal presidente Conte. Ma fatti cazzi tua! Guarda, a me del problema politico non interessa, infatti nel libro non si parla minimamente né di Lega né dei 5 Stelle. Io ero no TAV fin dal momento in cui ho scoperto che non serviva a niente e costava un sacco di soldi. Nei primi anni 2000 già ho fatto dei convegni, delle manifestazioni, c'era già Ponti, il professor Ponti, c'erano Dario Fo, Beppe Grillo, ma i 5 Stelle non esistevano, non si sapeva nemmeno che sarebbero mai nati. Quindi a me della politica in questa storia non interessa. Mi interessa, ci conviene o no? No, non ci conviene, bene, spero che non la si faccia. Fatto sta che questa analisi costi-benefici non solo viene contestata, ma si dice pure, ma come fai a fare i conti dopo che hai firmato un accordo? I conti li devi fare prima. Una volta che l'hai firmata è andata così. Sto cazzo! Urgentissima da 28 anni e da 16 governi. Talmente urgente che non hanno ancora cominciato a costruirla. I trattati sono stati fatti quando il mondo era un'altra cosa, era appena caduto il muro di Berlino, si pensava a un'esplosione del traffico merci sulla direttrice Italia-Francia, e invece il traffico merci si è rinsecchito, è diminuito, è precipitato, non c'è più bisogno perché le previsioni le hanno sbagliate. I trattati sono fatti per essere rivisti. Ci mancherebbe altro che uno si impiccasse a un trattato di 30 anni prima per cominciare adesso a fare un'opera che misteriosamente era così urgente che nessuno ha mai cominciato a costruirla, se non con dei tunnel geognostici che non sono ovviamente il buco di cui parlavamo prima, che è il cuore dell'opera.
Chi leggerà il libro si renderà conto di quante balle sono state raccontate in questi anni per tenere in piedi un fantoccio, un fantasma, una cosa che tutti sanno che non serve a niente, ma si ostinano a voler fare perché conviene soltanto a quelli che la costruiranno, ovviamente, visto che si metteranno in tasca un sacco di soldi nostri. A noi non converrà. È enorme la quantità di balle che si raccontano. Per esempio, quella che la commissione del governo sull'analisi costi-benefici si sia divisa. Erano in 6, 5 l'hanno firmata, uno si è dissociato e ha presentato un rapportino di 6 pagine senza un solo numero. Mentre l'analisi costi-benefici del governo sono 80 pagine di numeri e tabelle. Però Marco Travaglio, come... libro in appendice, e quindi chiunque può andare a constatarne la serietà e l'attendibilità. Poi però... certo che calcoli anche quanto ci perde lo Stato in accise e in pedaggi. Lo Stato ha il diritto dovere di sapere quanto ci rimette se fa un'opera. Allora, due tra questioni, le cose, Marco, che ci rimetteremo. La prima è che quelle. Come giornalista sai bene che se i SITAV volessero trovare una commissione che fa costi-benefici, cambiano i metodi di calcolo e si scopre che conviene, non è tanto quello il punto, perché si dice sempre politico. Non devi dire cazzate. Se quello che si è tirato non fuori è dalla commissione costi-benefici radunasse 4 persone che le pensano come lui e facesse dei calcoli diversi, l'Italia dovrebbe nuovamente cambiare, una volta cambiato il colore politico del governo, nuovamente cambiare la determinazione e riandare a cercare Macron per rifirmare il patto sul TAV. Ma rileccia il piacere! Tu puoi sempre trovare degli esperti che ti dicono che conviene. Sono quelli che per dirti che conviene tolgono tutte le perdite e quindi ti fanno solo l'analisi benefici. La polemica è nata per il fatto che Ponti ha calcolato tutte le perdite e loro ne volevano togliere alcune per far quadrare i loro conti. Ma tu le devi mettere tutte le perdite. Dopodiché il governo attuale è questo, ha un contratto che dice che bisogna rivedere totalmente il progetto in accordo con la Francia, ha nominato una commissione, la commissione si è espressa, la posizione di questo governo è quella di quella commissione che il presidente del Consiglio Conte ha dichiarato attendibile e da quella e allora ha detto quello... che partirà per cercare di ridiscutere l'accordo con la Francia. Prego, volevi concludere, prego. No. Francia, che lo dico perché tra le varie balle che ci raccontano c'è quella che Macron spinge e noi freniamo. Macron non ha nessuna intenzione di farla, dice di volerla fare, ma la Francia, a differenza dell'Italia e dell'Europa, non ha stanziato un euro. Che figura di merda. E per il collegamento tra il buco francese e Lione ha rinviato i lavori al 2038. Macron dice in realtà basta, non ho tempo da perdere, andiamo a farla. Basta, non ho tempo da perdere, andiamo a farla. Basta, non ho tempo da perdere, andiamo a farla. Che te la vinde il culo. È politica la questione. Bene, mettesse i soldi e anticipassi i lavori allora, dal 2038 al 2019. Quello che tu hai definito, visto che dovrebbe votare più o meno anche il Parlamento francese sulla questione, come andrà a finire? Questo non te lo so dire. Il governo italiano ha ancora una carta, ha ancora un asso nella manica da giocare. È l'articolo 16 del trattato italo-francese sul TAV, che prevede che se uno dei due contraenti di quel contratto non mette i soldi, non si fa l'opera. Dato che i francesi non hanno stanziato la loro parte di denaro, perché non esiste un capitolo di spesa nel bilancio del governo francese che dica questi soldi sono per il TAV, noi possiamo tranquillamente disdettare, ai sensi dell'articolo 16 di quell'accordo, il trattato internazionale e bloccare quegli appalti che finora sono sub iudice perché la società costruttrice ha potuto solo varare le dichiarazioni di interesse ma non bandire le gare perché appunto perché? Mancano i soldi della Francia. Ok, ok. Signore e signori, prego, guardate qui. Ok.